scrittura pura. È questo il tema della conversazione che stiamo per realizzare qui nel posto delle parole e per raccontare di questa casa editrice, che non è semplicemente una casa editrice, anche se è già molto essere casa editrice, è un punto veramente importante di ricerca culturale, di attenzione verso alcune scritture che andremo a raccontare. Intanto, Eva Capirossi, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare di una casa editrice. Noi normalmente raccontiamo di autori e di tanto in tanto incontriamo, molto felicemente lo facciamo questo incontro, le case editrici. Ora, per chi non conoscesse Scrittura Pura, come nasce? Scrittura Pura nasce circa 20 anni fa, amavamo dire, presentandoci un tempo, tra le colline del Monferrato, perché in effetti la prima intuizione avvenne proprio lì, in un piccolo paese tra le vigne, che si chiamava Villa San Secondo. Un gruppo di appassionati di letteratura, che a vario titolo lavoravano già un po' nelle varie professioni del libro, fanno questa pazzia, si mettono insieme e danno vita a questo progetto editoriale, che fin da subito, nonostante fosse radicato in un territorio come quello, guarda al mondo, perché fin da subito decidiamo che vogliamo pubblicare soprattutto letteratura straniera, sia contemporanea che classico moderna, e quindi cominciamo a guardare al mondo. In particolare avevamo iniziato con la letteratura del Nord Europa ed è nato così. E poi è andato avanti, e ha superato diciamo diverse tappe, si è trasformato, si è elaborato, però è rimasto fedele, diciamo, a quell'intuizione, anche se poi le aree geografiche sono diventate molte di più, quindi dal Nord Europa siamo passati poi al Portogallo, alla Turchia, e siamo aperti, diciamo, a tutte le letterature del mondo e anche alla letteratura italiana. Il mio primo incontro con Scrittura Pura per quanto riguarda i libri si trattava di Gudrun Eva Minervudottir, nome sicuramente, esatto, islandese, ecco, che fu tra l'altro un bel nome importante e lo è tuttora nel vostro catalogo, Eva Capirossi. Sì, certo, noi come è accaduto anche altre volte, per la Minervudottir abbiamo avuto, diciamo, l'onore di portarla per primi in Italia, pubblicando il suo primo romanzo, che si intitolava Il circo dell'arte del dolore, e poi pubblicando altri due suoi romanzi, Il creatore e Tutto si risveglia con un bacio. E dopo che noi l'abbiamo scoperta e portata in Italia, nel 2011, se non erro, fu invitata dalla Bookmesse quale rappresentante della letteratura islandese a inaugurare, appunto, la Bookmesse come vessillo, diciamo, della letteratura islandese nel mondo. Beh, questo è stato un bel piacere, Eva Capirossi, avere scoperto quest'autrice e poi quest'autrice a rappresentare il suo paese alla Bookmesse. Ricordiamo, la Bookmesse è la più grande fiera dell'editoria al mondo, si tiene ogni anno a Francoforte in Germania. E da qui poi voi avete allargato il vostro sguardo oltre al Nord Europa, come diceva poco fa, anche la Turchia e poi anche a ovest, e quindi l'attività di ricerca è un'attività che comprende, credo, la maggior parte della vostra ricerca, Eva Capirossi. Sì, certo, naturalmente, essendo così appassionati di letteratura straniera, noi facciamo questa opera di scouting in modo incessante, soprattutto alla Bookmesse o alla Book Fair di Londra, ma soprattutto coltivando, diciamo, i rapporti con le case editrici straniere, con gli istituti di cultura all'estero. Ormai dopo molti anni abbiamo dei referenti che conoscono un po'
i nostri interessi e quindi ci fanno delle proposte che noi valutiamo, e in questo modo noi cerchiamo letteratura di grande qualità in giro per il mondo. E l'abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo, e infatti talvolta, come è accaduto per la Minervu Dottir, ci rendiamo conto che altre case editrici, magari molto grandi, col tempo poi si interessano degli autori che noi abbiamo pubblicato in Italia per primi. Poi è chiaro che le case editrici più grandi hanno un'altra potenzialità, quindi possono anche, diciamo, ad un certo punto tra virgolette portarceli via questi autori, però a noi resta comunque la grande soddisfazione di averli scoperti. È accaduto così per Robert Menasse, e noi avevamo pubblicato moltissimi anni fa un suo romanzo che si intitolava Don Juan de la Mancha, e poi 2 anni fa lui ha scritto il famoso romanzo europeo, così era stato chiamato, che ha vinto anche il relativo premio, ed era stato scoperto da Sellerio, che quindi ha pubblicato La Capitale con grande successo in Italia, e potrei fare anche altri esempi. E questo significa che la piccola, e sottolineo piccola, casa editrice ha un talento che forse non riusciamo a ritrovare nelle grosse case editrici, perché l'attività di ricerca è veramente precipua, è veramente consona alla piccola casa editrice, perché è veramente lì il suo spirito di appartenenza al mondo culturale dell'editoria, per cui quella è la strada per certi aspetti obbligata, ma meno male che lo sia, Eva Capirossi. Sì, diciamo che la parola forse più importante è indipendente, nel senso che quando una casa editrice è indipendente, è chiaro che quest'opera di scouting la fa veramente con il cuore, con la passione, e poi rischiando ovviamente del proprio, perché la caratteristica delle case editrici indipendenti è di non appartenere, diciamo, a nessun grande gruppo, e quindi non avere, diciamo, dei santi in paradiso, e rischiando denaro proprio, è chiaro che quest'opera di ricerca la fa con una particolare attenzione. Ed è questo il motivo forse per cui c'è anche questa grande passione, perché è un interesse proprio, personale. Le grandi case editrici, che hanno sicuramente dei capitali maggiori, però è chiaro che mandano sempre a queste fiere internazionali, tra virgolette, un dipendente che, per quanto abbia a cuore il proprio lavoro, forse non pensa di fare qualche cosa di veramente personale. Forse è questo il segreto, la marcia in più, non so come dire. Però quest'opera, diciamo, di ricerca è dettata per noi davvero sia dalla passione che dall'interesse personale. E poi c'è anche l'attività di traduzione, no? Quindi il testo straniero deve essere ovviamente tradotto. E come conciliate l'attività di traduzione con quella dell'editoria? Allora, noi ci rivolgiamo ovviamente per i nostri romanzi a traduttori professionisti, e in particolare abbiamo sempre scelto, diciamo, i migliori, e per migliori intendo quelli che stanno in cima all'elenco dei traduttori accreditati dagli istituti di cultura o dalle case editrici all'estero per tradurre in italiano, e per tradurre il testo dalla lingua madre all'italiano. E così abbiamo fatto sempre. Ad esempio, l'abbiamo citata prima, per la Minervu Dottir, cioè per la lingua islandese, abbiamo scelto Silvia Cosimini, che è la traduttrice di Indridason, esatto. Per il danese, noi abbiamo molte pubblicazioni danesi, molti romanzi danesi, abbiamo scelto Bruno Berni. No? Un altro grande esponente della traduzione, oltre che insegnante, e quindi sono dei punti di riferimento essenziali. Esatto, e addirittura per la Turchia noi abbiamo Barbara La Rosa, che è la traduttrice di Pamuk, quindi insomma cerchiamo di rivolgerci. Certo, e queste cose bisogna raccontarle, perché un libro, come si dice, non è fatto semplicemente dalla storia, ma è fatto anche di molte altre cose. E ad esempio, un libro
tra i tanti, perché sicuramente avrete avuto, avete dei successi editoriali. Qual è l'ultimo successo editoriale di scrittura pura? Allora, ho parlato tanto di letteratura straniera e potrei parlarne ancora perché abbiamo... parliamone ancora perché c'è un libro interessante di Shabahattin Ali. Esatto, infatti questo è diciamo un po' uno dei nostri grandi classici, nel senso che noi, oltre alla letteratura straniera contemporanea, pubblichiamo anche la letteratura straniera classico-moderna, per intenderci quella del Novecento, della seconda metà del Novecento. In particolare La Madonna col cappotto di pelliccia di Shabahattin Ali è proprio veramente per noi un gioiello. L'abbiamo scoperto noi, Shabahattin Ali, è uno scrittore degli anni 30, che è un gigante della letteratura classica turca, e che durante diciamo la primavera turca, cioè la protesta contro Erdogan per i fatti di Piazza Taksim del 2013, è stato riscoperto proprio dai manifestanti, e quei ragazzi, manifestando appunto contro il regime turco, brandivano questo romanzo, che è un romanzo diciamo della generazione dei loro padri, e che in quel momento gli aveva dato la dignità, diciamo, dell'essere popolo. Quel romanzo, che è uno splendido romanzo d'amore, ma in realtà è un romanzo sulla bellezza e sul popolo, sul concetto stesso di popolo, noi l'abbiamo portato in Italia per primi nel 2015, l'abbiamo fatto tradurre, l'abbiamo amato tantissimo, e solo dopo, quando sono scaduti i diritti per i 70 anni della morte del suo autore, è stato anche scoperto da altre case editrici. E adesso veniamo a parlare, Eva Capirossi, oltre a Shabahattin Ali, dei titoli italiani che sono presenti nel vostro catalogo, ad esempio quello di Daria Testoni, Torino Diabolica, quindi giochiamo in casa, in Piemonte. Sì, infatti abbiamo anche diciamo delle pubblicazioni italiane di cui peraltro andiamo molto fieri, e l'ultima è una pubblicazione un po' anomala, diciamo un po' sui generis per noi, perché non è propriamente un romanzo, ma è una sorta di guida di Torino, della città di Torino, ma una guida ai luoghi di Torino più insoliti, più misteriosi, forse anche magici. E Daria Testoni, che è una marchigiana ma una grandissima amante della nostra città, è una studiosa della nostra città da molto tempo, ha raccolto diciamo una ventina di chicche, e in brevi ma ficcanti capitoli li ha inseriti in questa sorta di antologia, che è appunto una piccola guida, e ha parlato di tutti questi luoghi molto, molto magici e misteriosi della nostra città. E in questi giorni ci siamo resi conto che questo libro è piaciuto molto ai librai a cui l'abbiamo proposto, è piaciuto molto a tante persone che hanno salutato diciamo questa pubblicazione come molto originale, e tra l'altro è corredata da splendide fotografie di Paolo Ranzani e da illustrazioni di Andrea Maino, e quindi insomma è una pubblicazione di cui noi andiamo fieri, come tutte peraltro, però essendo un po' diversa ci fa ancora più piacere. E a proposito di pubblicazioni diverse dal solito, dal solito vostro percorso, ce n'è un'altra che vorremmo prendere in considerazione: Il Bosco Buonanotte. Il Bosco Buonanotte è un altro progetto del cuore, è una fiaba, è proprio una favola illustrata per bimbi, ma la particolarità di questa favola sta nel fatto che il suo autore è un autore collettivo, in particolare è un gruppo di 13 detenuti del carcere di alta sicurezza di Saluzzo, che sono dei papà, e che quindi soffrono la lontananza dei loro bimbi, e hanno deciso di scrivere questa favola per dare loro la buonanotte.
Questo testo molto bello è stato illustrato da Francesca Reinero ed è diventato appunto veramente un libro lieve, colorato, che parla di questo percorso attraverso un bosco che può essere anche molto fitto, la metafora naturalmente del carcere, per ritrovare la strada di casa. Collettivo quindi, Voci Erranti ha coordinato questo progetto che stiamo raccontando. Voci Erranti è veramente una cooperativa che non è solamente dedicata al teatro, alla produzione di eventi, ma è veramente un punto di riferimento di grande attenzione culturale e proprio sul carcere, come in questo caso da cui poi è scaturito questo libro Il Bosco Buonanotte. Infatti è stata importantissima naturalmente la collaborazione con Voci Erranti che ha appunto costruito questo laboratorio ed è riuscita a catalizzare diciamo queste energie dei papà detenuti, ma che poi sono energie che sono proprio fuoriuscite diciamo dal libro, dai suoi colori, dalle sue parole. E adesso qual è il prossimo titolo che uscirà da Scrittura Pura, Eva Capirossi? Allora, noi stiamo in questi giorni impegnati per pubblicizzare le nostre ultimissime uscite, che sono un'uscita, un romanzo un po' autobiografico che si intitola Madame la Dostoevskaya di Yulia Kissina, che è una scrittrice russa ed è diciamo un progetto a cui noi siamo molto affezionati, e un altro romanzo belga che si intitola La strada dei papaveri di B.F. Not Danmark, che sono un duo di penna e che raccontano diciamo una storia, un patto generazionale fra giovani e vecchi. Ed è appunto una storia che specialmente di questi tempi incide moltissimo sulle coscienze. E poi siamo impegnati ovviamente a preparare i nostri prossimi romanzi, cioè stiamo attualmente lavorando a quelli che usciranno poi a gennaio e febbraio. In particolare ci sarà un romanzo italiano che si intitola Suite Berlinese, su una vicenda particolare accaduta ai tempi del muro di Berlino. E voi avevate già raccontato la caduta del muro di Berlino, tra l'altro, con un'antologia, se non ricordo male. È vero, noi abbiamo pubblicato un'antologia di racconti di scrittori che avevano creato appositamente un racconto sulla notte, ambientato nella notte della caduta del muro. Era uscito per celebrare appunto il ventennale e poi lo riproponiamo sempre, diciamo, in tutte le occasioni, perché è stato un progetto molto bello. Eva Capirossi, prima di salutarci vorrei sapere qual è il libro che le fa compagnia, ma non quello per dovere di lettura dell'attività editoriale, ma semplicemente quello che lei legge per diletto. Ad esempio, che cosa ha sul suo comodino? Uno tra i tanti. Allora, in questo momento ho un libro di Domenico Daria, che è un italiano, che ha scritto per Nutrimenti. Nutrimenti, Domenico Daria, sì, un libro molto bello. Esatto, ed è… Malinverno. Ecco, io sto leggendo in realtà Breve trattato sulle coincidenze, ed è stata una piacevolissima scoperta. Perché la penna di Domenico Daria è veramente molto lieve ed è una sorta, mi si passa il paragone, di camilleri calabrese, perché in qualche modo mischia diciamo il dialetto calabrese con un italiano molto dolce e colto. E poi sto leggendo anche un romanzo di Laura Emai Messina, Quello che affidiamo al vento, ecco. che racconta appunto di un luogo che esiste realmente, no? Sulla montagna della balena del
del Giappone, in cui c'è una, è installata una cabina telefonica con un telefono che però non è collegato, ma dove le persone vanno per affidare appunto al vento la loro voce e cercare in questo modo parlare, comunicare con chi hanno perduto. Laura Imai Messina, tra l'altro, noi l'abbiamo incontrata recentemente in una conversazione dedicata al suo ultimo libro, Tokyo tutto l'anno, mentre ho detto una cosa non corretta, mi è stato sottolineato, e questo mi sembra sempre molto bello, che Domenico Dara ha pubblicato Malinverno non per nutrimenti, ma invece per feltrinelli. Intanto grazie, grazie davvero Eva Capirossi per il tempo che ci ha dedicato parlandoci di scrittura pura, e buon lavoro con i suoi libri. Grazie, grazie a voi.